realizzato una struttura, quindi è visibile a tutti, ma che porta con sé tanti concetti che appunto vedono e pensano al futuro. Cosa sarà lo sviluppo dei nuovi farmaci e dei vaccini in modo particolare fra 5 anni, fra 10 anni. Noi abbiamo visto come con i vaccini in un anno abbiamo cambiato tutto e la stessa cosa può succedere nel futuro. Quindi il fatto di avere l'attenzione anche attraverso delle strutture visibili e delle persone che abitano queste strutture capaci dà, secondo me, una grossa speranza del futuro. La ricerca in questo senso diventa il motore di tutto, perché comunque anche per gli RNA si è partiti da lì. Ora occorre fare in modo, e questo è un edificio che accelera, di accelerare quello che resta scoperta scientifica in quello che è prodotto finale. C'è una fase intermedia, che è una fase che è sempre stata diciamo lenta, per regole e per investimenti e per capacità. Ecco, questo è un edificio che in per sé porta l'accelerazione e anche la modernità di questi processi. Ministro, abbiamo la dimostrazione che le multinazionali, anche in un settore importante come questo, credono nell'Italia, credono nella possibilità di lavorare, di guardare al futuro nel nostro paese? Io credo che ero anche ieri a un'assemblea di investitori, ci sia un nuovo interesse verso il nostro paese da parte delle multinazionali. Nel momento in cui noi siamo in grado di dire che diventiamo un po' più semplici nelle regole e che caldeggiamo e che accettiamo volentieri questi investimenti, sono pronti ad investire. Parliamo anche del biotecnopolo, si è atteso tanto lo statuto, che cosa si può dire a riguardo di questa struttura, insomma, che può essere decisiva per il futuro di Siena nei prossimi anni? Il futuro di Siena, secondo me, ha fatto una scelta forte e coraggiosa, che è quello di scegliere un settore, che è quello delle scienze della vita, di grande sviluppo, e di concentrare sul territorio tante iniziative. Alcune le ha vinte a bando al nostro ministero, altre le ha vinte con il Ministero della Salute. Il biotecnopolo farà sintesi di queste varie iniziative e cercherà di coordinarle nella maniera migliore.